Grazie Presidente, io ringrazio il Presidente Boni per aver un po' illustrato la situazione di Bologna Fiere. Noi questa audizione l'abbiamo chiesta come Movimento 5 Stelle innanzitutto per avere chiarezza su quello che è il buco di bilancio, che è una notizia che è uscita pochi giorni fa e pochi mesi fa, e quindi volevamo capire un attimo da dove derivava questo buco di bilancio, perché la situazione di Bologna Fiere secondo noi non è stata gestita in modo trasparente. Al di là di quello che ci diceva l'assessore in aula, per noi questa trasparenza non c'è, e questa audizione secondo me è quanto mai più opportuna anche alla luce degli accadimenti di queste settimane, dell'arresto del numero 2 della fiera, del direttore generale Bruzzone, che era colui che, se non sbaglio, seguiva anche la questione dei 123 lavoratori e se non sbaglio seguiva anche il piano di rilancio e il piano industriale. La nostra posizione l'abbiamo già espressa pubblicamente. Noi troviamo illogico e profondamente ingiusto che vengano lasciate a casa 123 persone incolpevoli di questa situazione. Si è arrivati con l'accetta, ma si fa presto a risanare così i bilanci. Non è secondo noi questa la soluzione. Abbiamo detto che serve azzerare la dirigenza, perché le persone che hanno gestito la fiera in questi anni non possono essere le stesse che si occuperanno del rilancio della fiera, perché se sono state fatte delle scelte sbagliate in questi anni, qualche responsabilità queste persone l'avranno, e non si può pensare che siano le stesse che adesso si inventino un qualsiasi rilancio della fiera. Sui lavoratori noi avevamo presentato una risoluzione in aula che il Partito Democratico non ha voluto discutere, purtroppo, innescando tutta una discussione infinita sull'apologia del fascismo. Ci siamo persi in tutte queste belle cose qui, evidentemente qualcuno ha altre priorità, però io ribadisco qui la nostra richiesta e mi rivolgo all'assessore, visto che domani ci sarà la riunione con i soci. Mi piacerebbe che la Regione andasse con una posizione chiara rispetto a questi licenziamenti, cioè no alla sospensione, sì al ritiro dei licenziamenti, perché se è vero che la situazione socio-economica e quant'altro è mutata, dall'altro lato, ripeto, non si può far pagare a loro una situazione che non è che è stata creata non per responsabilità loro. Se la situazione socio-economica è cambiata, allora dobbiamo avere alla guida della fiera delle persone che sono in grado di stare al passo coi tempi, secondo me. Quindi abbiamo chiesto l'azzeramento che è della dirigenza, abbiamo chiesto di mettere mano agli sprechi. Poi sui dirigenti mi risulta che almeno una parte di questi che sono stati messi a casa, alcuni abbiano scelto volontariamente di stare a casa. Almeno a quanto risulta a me, ci sono state anche persone che hanno scelto volontariamente di non continuare la propria collaborazione con la fiera. Finito Piccinini? No, un attimo solo. Per quanto riguarda, io avrei delle domande specifiche poi, per quanto riguarda, lei parlava dei 7 punti di cui ha mandato, io però vorrei capire in questo balletto di dichiarazioni sui lavoratori. Da una parte abbiamo Merla che ci dice che è contento, che la politica ha fatto la propria parte. Io vorrei capire da chi è arrivato questo mandato di lasciare a casa 123 lavoratori. Cioè, perché poi si dice anche dall'altra parte, abbiamo le dichiarazioni ieri di un'industria, che questa è una scelta che non è stata ratificata da nessun CDA. Quindi voglio capire se è un'iniziativa sua, se è un mandato dei soci pubblici che nella schizofrenia più totale adesso rivendicano meriti nella sospensione della procedura di licenziamento. Voglio capire qual è, diciamo, su quale mandato ha scelto di lasciare a casa 123 persone così dal giorno alla notte senza avere un piano industriale. L'altra questione che secondo noi è importante, perché poi noi, diciamo, io in tempi non sospetti avevo chiesto il bilancio 2015. Ora, a parte l'ultima richiesta che abbiamo fatto, che con la scusa delle ferie, che mi sembra veramente una scusa ridicola, non ci è stato dato il bilancio definitivo, però noi siamo riusciti a avere, forse gli uffici si saranno sbagliati, comunque siamo riusciti a avere la bozza di bilancio, e ci sono dei dati che secondo noi
giustificano il fatto che probabilmente non era opportuno partire da quei 123 licenziamenti. C'è un dato che si chiama incidenza del fattore lavoro, che voi non avete esplicitato nel bilancio 2015, però noi l'abbiamo ricavato, e ci dice che il peso dei lavoratori è pari a un 20%, quindi non è un dato preoccupante. Allora, non si capisce come mai ancora una volta si debba partire da lì a tagliare. Poi ci sono diversi dati che ci dicono che questa fiera andava molto male, l'indice di redditività sono tutti negativi, per cui è evidente che questa fiera ha bruciato ricchezza anziché crearne. E poi c'è un altro dato che ci lascia un po' perplessi. Se da una parte i costi per i servizi 2014 e 2015 sono più o meno simili, cioè la spesa per i costi di servizi hanno più o meno lo stesso importo, dall'altra parte però sul bilancio 2015 abbiamo, per quanto riguarda i ricavi, un meno 3.764.000 euro. Allora io mi domando come mai non ci sia stato nessuno che in un certo periodo dell'anno, vedendo che i ricavi non arrivavano, non abbia detto facciamo economie di spese, purtroppo, anziché continuare a spendere quando non ce lo potevamo permettere. L'altra questione che ci lascia abbastanza perplessi e che secondo noi è ciò che ha incrinato definitivamente la situazione della fiera è la partecipazione ad Expo, e su questo io avrei una domanda specifica alla quale vorrei una risposta in termini numerici. Vorrei capire esattamente quanto ci è costata la partecipazione di Bologna Fiere a Expo e in termini numerici quant'è la perdita effettiva da questa partecipazione. Voglio capire che cosa non ci abbiamo guadagnato e che cosa abbiamo perso, soprattutto perché ci sembra che quello sia un dato importante e che sia quello che abbia effettivamente incrinato la situazione di Bologna Fiere, nonostante i politici e Bonaccini in prima persona ci racconti che Expo è stata una sfida vinta, a noi non risulta assolutamente così. Un'altra questione che ritengo importante e sul quale vorrei una risposta è la Fiera del Levante. Vorrei capire quali sono le intenzioni del nuovo presidente, perché io ritengo che sia francamente un azzardo partecipare, visto che la situazione della Fiera del Levante non è per niente rosea. Da quello che mi risulta è stata abbandonata anche dai soci pubblici e sicuramente in questo momento non abbiamo bisogno di andarci a complicare la vita ulteriormente. Quindi volevo capire qual è la posizione da questo punto di vista, visto che se ne parla da tanto tempo, vorrei capire questo. In ultimo, una domanda per l'assessore, visto che si fa tanto parlare anche in questi giorni dello statuto della fiera, perché se c'è chi vuole andare verso una sostanziale privatizzazione, Bonaccini non ha escluso questa possibilità, dall'altra parte abbiamo Merola invece che continua a dire, e secondo me è una posizione corretta quella di dire, che le nomine del presidente della fiera devono rimanere in capo ai soci pubblici. Volevo capire qual è la posizione a questo punto dell'assessore, se ritiene che le nomine del presidente di Bologna Fiere debba rimanere in capo ai soci pubblici oppure se ritiene che debba essere una scelta condivisa con i soci privati.